Oggi abbiamo anche il nostro angolo Industry, l'ospite di oggi è Riccardo Di Pasquale, AD Phoenix Entertainment, va bene? AD ti piace, va Va bene AD? benissimo, assolutamente. Buongiorno e grazie mille del tempo. Ma figurati, grazie a te. Allora Riccardo, sei qui alla Mostra di Venezia con Phoenix per due progetti molto importanti e molto diversi anche, che è un po' anche la qualità di Phoenix, no? Sì, siamo un po' Affrontare delle cose un'azienda diverse. versatile, no? Uniamo un po' il cinema alla musica, cioè siamo nati un po' sulla parte più musicale, quindi Sì. produzione discografica, ma soprattutto anche colonne sonore, no? Tra l'altro abbiamo fatto colonna sonora a mano disarmata al film di Claudio Bonivento sulla giornalista Federica Angeli, abbiamo fatto Ferza Nospetek, Napoli Velata, e poi Grande chiaramente colonna da sonora, Pasquale lì, Catalano. esattamente. E poi lì chiaramente poi abbiamo unito un po' tutto ciò che è la produzione di contenuti a 360 gradi, un pochino quello che era piaciuto anche al mercato quando ci siamo quotati, diciamo, in borsa. Infatti. E uno dei progetti che portate qui è proprio la summa anche di tutto questo, no? Perché Andrea Griminelli, flautista, uno dei più grandi al mondo, che sposa le musiche di Ennio Morricone con Beh, questo disco che poi uscirà a dicembre, giusto? esattamente, qui presentiamo, diciamo, un estratto, facciamo questa serata evento molto importante dove possiamo annunciare che ci saranno degli ospiti italiani, artisti italiani, internazionali molto importanti, che Quelli nel ringrazio disco possiamo davvero. dirli, no? Sì, assolutamente, ci sarà Sting, Zucchero, Neck e altri che poi magari, ecco, scoprirete, però ecco, sarà veramente è un prodotto che credo che la musica e il cinema siano veramente, come dire, due strade parallele, un Sì. connubio che. Ma com'è nato quel progetto? Il progetto di Criminelli? Ma è un progetto Perché che, in realtà nasce diciamo, quando Morricone era ancora in vita, no? esattamente, corretto, poi diciamo viene portato all'interno, diciamo, il nostro responsabile, diciamo, del settore musicale, Roberto Marrone, ha avuto questa visione che abbiamo sposato immediatamente, fin da subito, e da lì, ecco, noi veramente cerchiamo di fare progetti un po' di qualità, tornare un po', abbiamo un po' una missione anche di tornare ad educare un po' al bello, no? Nel senso Sì. che Si quindi, ecco, crediamo tanto che non pensiamo sempre subito a. sta correndo tanto in questi anni, vero? Molto, molto. Cioè anche sulla produzione, no? Si produce, si distribuisce, però il rischio è poi di perdere tutto, cioè perdere tempo per fare una cosa, spendersi tanto e poi però. Sì, sai, fortunatamente abbiamo un sistema di, vogliamo dire, incentivi fiscali davvero molto importanti, diciamo, credo che siamo uno dei paesi più attractive a livello di produttività e di produzione, diciamo, nel settore importante, perché oggi, diciamo, con legge di bilancio è divenuto il 40%, diciamo, quindi veramente tanti, diciamo, vengono a produrre in Italia. Sì, ultimo Abbiamo Ridley prodotto Scott. tanto, tanto, speriamo di riuscire, diciamo, a veicolare, diciamo, correttamente questi prodotti, diciamo, con la loro Sì, esatto, giusta. trovare il loro pubblico, no? Perché poi oggi la Esatto. missione è proprio quella di fare qualcosa e poi trovare il pubblico, che è Esatto. l'esempio anche dei nostri fantasmi di Alessandro Proprio. Capitani con un grande Michele Riondino, che è Certo. l'altro prodotto che Sì, portate qui. sarà, diciamo, questa anteprima internazionale che sarà il 6 al Teatro Goldoni, quindi una cornice anche lì molto importante, meravigliosa, con Michele, Adas Yaron, Paolo Pierobon, Grande Paolo Alessandro. Pierobon che è stato qui ieri, tra l'altro. Alessandro Haber, e poi c'è veramente questa interpretazione magistrale di questo bimbo, la nostra, diciamo, responsabile, diciamo, del cast ha individuato un ragazzo che non ha, un bambino, Non ha mai fatto niente no, prima. neanche una recita scolastica, quindi veramente Pensa un po'. Orlando Forte vi stupirà davvero sul. Poi Alessandro veramente è un ragazzo di grande talento, la sua vera opera prima, la sua vera Certo. opera. Tra l'altro un'opera prima nata in Phoenix proprio, Esatto, no? questa è Praticamente completamente sviluppata nata e cresciuta, è internamente, proprio un sì. vostro. Nata, come si può dire, a volte magari si racconta in una cena, e lì ci ha raccontato questa idea che noi ci era piaciuta. Poi vogliamo tanto lavorare con i giovani, con donne, se fosse possibile. Crediamo fortemente, ecco, nel dovere anche un po', come dire, portare qualcosa di nuovo, no? E credo che questo è un progetto, diciamo, secondo me, molto di qualità, interessante. Lo abbiamo un po' confezionato, credo, in maniera sia a livello produttiva, ma sia a livello proprio di qualità del progetto, in maniera intrigante, no? Con un cast tecnico da Sì. Daniele Cipria alla fotografia, Nicoletta Taranta ai costumi, Ludovica Ferrario alla scenografia, la Cicolani come arredatrice, Michele Braga come Ah, compositore, certo, perché Michele comunque Braga. anche lì, essendo anche editori, cerchiamo sempre di unire Le due cose. esattamente, quindi la musica al cinema. Sì. Senti, lasciamo due date.
Griminelli Place Morricone uscirà a dicembre il disco, dovrebbe, mentre I Nostri Fantasmi lo state posizionando? Sì, dovrebbe essere l'ultima settimana di settembre. Ok, quindi tra non molto. E poi sì, abbiamo altri diversi progetti, diciamo che noi inizieremo adesso il 13 settembre questo opera prima di Giuseppe Fiorello, di Beppe Fiorello. Gireremo in Sicilia quest'opera che racconta una storia realmente accaduta negli anni 80 a Giarre. Non vi racconto di più. Il cast è molto di livello giovani, quindi abbiamo cercato di dare qualità, non ci sono, diciamo, lo scoprirai più avanti, è stato veramente però interessante, un progetto, una storia che farà, come dire, parlare e che comunque sia racconta purtroppo un fatto realmente accaduto in quegli anni. Lui con una grandissima sensibilità lo racconta. Eh sì, poi Beppe Fiorello comunque ci ha abituato negli anni, no? A sorprenderci anche. Esattamente, devo dire la verità che lo racconta con una sensibilità veramente raffinata. Per un progetto molto bello. E allora, poi noi, fine settembre faremo un altro film che si chiama La Sposa Rosso. Possiamo così già annunciare una parte del cast, ci sarà Sara Felberbaum, Eduardo Noriega, questo attore spagnolo meraviglioso, sì. Ci sarà Cristina Donadio. Cristina Donadio. E Roberta Giarrusso e altri attori, diciamo, di primaria importanza che stiamo, diciamo, chiudendo. Regia di Gianni Costantino. Quindi gireremo tra Puglia e Malta. Abbiamo un po' diversi progetti. Vabbè, voi sapete che noi di Hotcorn vi seguiamo, quindi grazie. Guardatevi le spalle. Grazie mille. Riccardo Di Pasquale all'Hot Corner, grazie mille. Gentilissimo. Buona fortuna per tutti. Grazie mille del tempo che ogni volta ci dedichi. Ma grazie a voi. Grazie.